Playtime! S-M-I-R-E, Anthony J! When you are down and out, don't be a frown and pout. The smiley players hear the sound. S-M-I-R-E, Anthony J! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Sì ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Sexy Cacca. Ragazzi, oggi siamo su Poppy Playtime capitolo 3, siamo assieme al nostro... Super Uber Cacca. Ci sta portando... Chi è? Che cos'è? Qual è? Cos'è un gorilla? Che ci sta portando? Che la fondo? Catnap! Catnap. Ciao ragazzi, sono Ale Catnap. Che senso? Non è, non è Catnap con lo show suo, è proprio... Vabbè, abbiamo capito, pensiamo alla luce da qui, per cortesia. Oh, la luce del signore, c'è accendato la via. Devi salire lì sopra. Non riesco a salire, mi sono bloccato. Ok, perfetto. Ci siamo. Su, Catnap. Dove di qua? Che cacchio siamo? Un inceneritore. Mi ricordo che... Oh no! Mi ricordo che alla fine del secondo capitolo ci siamo schiantati con il treno. Però il treno non c'è. Ok! Siamo benissimo ragazzi. Dobbiamo uscire da un inceneritore dentro il quale ci ha buttato... Catnap. Vabbè dai, entriamo. Mi dà una porta apribile. Che cazzo. Oh, ok. Bature, barre del genere. Apri porte. Lascia. Ma cos'è? A livello di Super Mario. Ma che bello. Guarda, questa è arte contemporanea. No, questo è schifo. Sì. Sì. È schifo. Sono. Non è arte questo. No, beh, dai, sono piuttosto facile. Vieni. Olè. Ah, tanta. La sbattere. Io sarei morto, Sarei morto più di nuovo. Tu? Sì. Perché io? Cioè, se stai accovacciato un po'. Ma sono tutti morti. A quanto pare.
qualcuno ci ha portato nei defunti. È una casetta, una, che caspita, una sembra un appartamentino. Casa mia, casa tua è così, no, casa mia è il televisore, vedi? E casa tua c'è altro, c'ha un cuscino di occhi vuoti. Batteria? Sì, è una batteria. Ah, dovresti infilarla qui. Quanto pare hanno qui. Infatti io ho visto anche l'altra. Ma cosa serve? Per attivare questa. Sì, sì. Per attivare questa. Chiamare. Anya. Chi è questo? Ah, è un altro personaggio che abbiamo visto nei cartoni. Sì, questo è l'elefante. Telefono. Ah. C'è il telefono che sta squillando. Ah, perché ho rilassato la prendere. Telefono! Hey, hey, pronto? Can you hear me? You look kind of sì, ti sento! I don't want you to die, so I'm gonna help you. No, grazie! Saresti già venuta! Tubo? La batteria! C'ha data la batteria! Ma non potrebbe sei... venire lei qua, no? Ma quanto sei lei chiama da... Ma chissà dove cacchio sta questo? Sì, si sta divertendo sulla spiaggia, sta. Probabilmente. Ecco il treno con cui ci siamo schiantati. Oh, non mi insieme credo. Possiamo salvare molte persone. Compreso non c'è nessuno! Compreso non c'è nessuno! Ma forse parla non di persone che sono qui dentro la fabbrica e che non c'è nessuno, forse sono persone tutto... di fuori sono tutto... che ancora sono vive e ancora che non sanno niente di come... Sono tutti morti adesso. Sono tu... Non qui sono dentro, io parlo fuori. Io parlo fuori dalla fabbrica. Come lo salviamo? Beh, quando questa se, cosa. Se i primi a finire nella merda siamo stati noi, che appena iniziato il gioco, Catnap ci ha buttato in questo... Si può entrare? Dammi 5, vai! Ok, dai 5. Afferra la maniglia e ruota il raggio con L1 R1. Cioè? Punta il raggio verso l'alimentazione della corrente, toccando al contempo la fonte di energia e sparare. Ah! No, hai capito? No. Poi forse devi attivare L1 secondo me, mentre tieni quello, secondo me dovresti girare. Ma c'è sta mano qua. Wow! Si è acceso! Madò, quanto bravi siamo stati! Adesso dovrebbe aver attivato... Ecco, si apre? Wow! Ciao strozzi! Ciao! Andiamo avanti! Che andiamo scemo! Andiamo avanti! Leva! Leva subito! E quindi? Così. Ah, c'è un'altra re! Ah! Questa è! Non sa che... Oh, ha aperto questa... Dobbiamo entrare nella... Cos'è? Teleferica. Si chiama teleferica. Dobbiamo entrare nella teleferica. Entriamo nella teleferica. Teleferica. Chissà che caspita sta teleferica. Vediamo. E ci hanno chiuso dentro. No, ma che... Sta scendendo. Ah, è una funicolare. Ma è una funicolare, non è la teleferica. Ma sei demente? Cosa pensi di aver bisogno? Una volta chiesi, i soldi non è mai abbastanza. Comprensione, non riesco mai ad averne.
La fede, l'uomo comune l'ha persa. Forse uno psicologo ti serve. Ogni risposta è diversa. Sì, ti serve un bello psicologo, perché non è normale che ci sono dei giocattoli giganti, assassini qui dentro. Ma credo che a ciascuno di noi manchi qualcosa di semplice. Nessuno di loro riuscì a strappare un sorriso. E beh, di quando ammazzi le persone. Vedi, se questi ti ammazzano, che sorrisi puoi strappare? I nostri bambini non devono avere paura. Ma tu li porti qua mai? Credo che sia un po' Dopotutto, la società e i suoi giocattoli non sono niente senza di loro. Questi bambini vengono di sorridere, di amare. Sì, ma non qui dentro. Sì, ma dove li stai portando? Dove ci stai portando? E si merita una casa sicura. Questa. Ed ecco perché, in qualità di fondatore della Playtime & Co., con la nuova piacere che annuncio... Playcare! Questo è il Playcare! Più che Playcare a me mi sembra... Di cui l'unica cosa che sapevamo del Playcare dallo scorso video, dallo scorso episodio, dallo scorso capitolo, era il cartello che diceva Playcare. Alla il fine. Playcare a me mi sembra... Ma cos'è? Il Circo Massimo? Il Pantheon? Il Pantheon. C'è il Colosseo pure, no? Poi a Roma c'è sempre il sole, non piove mai. Cosa sono queste nuvole? Mamma mia, sono film, mamma quanta finzione! Cosa ti ha significato la vita su un sorriso? Qualsiasi cosa, basta che non ci siano giocatori d'assassini in giro. Questo può dare un sorriso, capito? Idiota! Vabbè. Si può dare? Siamo qui. Che? Il telefono. Il telefono. Non il tuo. Ah, è Holly. Bel posto, vero? Beh, insomma. Carino. I vivevano qui. Vivevano qui. L'imperfetto mi spaventa molto. Vedi qua stava al centro? Sì. Prendi le scale e andarci su. La mia stanza eccezionale che alimenta tutto Playcare. Laggiù posso darti una chiave. Addirittura una chiave. Questa qua è la porta. È la forza. Sì. Accesso ristretto. Non perché la stanza è piccola, sia chiara. Si apre la porta. La chiave! Entra nella stanza di produzione del gas. Non credo sia una buona idea. Nella stanza della produzione del gas, io non ci vorrei. La teleferica è quella. Ma poi dove vivevano i bambini? Qui. In un mondo finto. Lì giù. In un mondo finto. Vivevano qui. Oh, questa qua è la porta. Ok. Mamma mia, che brutto posto dove portare i bambini. È un bellissimo posto. Cioè, Catelyn prendeva i bambini e li portava nel fondo e li portava in questa fogna lì. No, qui no. Cioè, questa era una zona non accessibile ai bambini. Loro vivono tutto il resto, penso. Corrente elettrica assente. Quel pulsante l'intero sistema Playcare. Tutto il gas che vedi proveniva dalla macchina è caduto nella fabbrica. Quindi blocchiamo il fumo rosso. Dobbiamo far andare il fumo. Questo è il modo in cui sarà. Cosa? Non ho capito. Cosa? Ok, ma non funziona. Ti chiamerò appena è fatto. Non ci chiamerà mai. È chiuso. Dove dobbiamo andare? Però vedi, aspetta. Vedi quei... I fili. No, a parte i fili. C'erano delle batterie in cui... Le batterie mancano. Ma tu le trovi le batterie? Che dobbiamo cercare? Oh! Batteria, raga, batteria. Dobbiamo metterla... Cos'è sto robo? Lascia perdere. Andiamo, dai. Quello verde o quello azzurro? Quello verde, per forza. Che dovrebbe aprire questo. Oh, infatti l'ha aperta. Adesso... Che oh! Lo signor io. Che caspita è? Raga. Forse sarà crollato... Raga! Non date cagare sotto, eh? Sarà crollato qualcosa? Registratore. Ma dai, ma... Cassetta! Oh no, voi! Abbiamo... Thank you.
Che ora è? È ora di giocare! Tua sorella è incastrata! Questo sarebbe... Questo. Sì. Oh! Oh! Cos'è? Abbiamo tre mani? Cos'è? Abbiamo cos'è? Tre mani? Scambia tre mani, scambia la mano. Abbiamo tre mani. Oh! Guarda, spingi lì, guarda lì, guarda. Spingi lì, c'è la mano migliore. Spingi lì. Spingi. Ah, ecco cosa intendeva. Ma dove? Quindi noi possiamo salire. Ma è bellissima. No, vabbè, è bellissima sta cosa. No, raga, io adoro queste cose. Io adoro queste cose. Bellissime. Quindi fammi capire, noi possiamo volare. A quanto pare sui pannelli. Wow. Di questa mano qui. Solo su questi. Solo sui pannelli. Madonna, ma che figata. Che cazzo di figata. Questo capitolo sta diventando un livello di Superman. È bellissimo. No, però è bellissimo. Cos'è? Lava di sangue. Ma quanto per... No! È liquido rosso col fumo rosso. Ah. E se tu ci hai fine dentro. Ah, un'altra piattaforma da tirare, da tirare. Vai. E mo quindi da qua sotto si tira giù. Sì. Che intelligenza, raga. Okay. Si salta qui. Poi. Ora si tira di nuovo. Si porta qui. Poi ti sale su. Si clicca e si suga questa là. Oh. È complesso. Raga, i platforming sono le mie specialità, scusate, però è... Ok, che dobbiamo fare? Oh, qua c'è il coso. Quindi, che dobbiamo fare? Lì c'è il coso, quindi... Secondo enigma. Quello che dobbiamo fare, secondo me, è questo. E con questo, bisogna puntare verso la nuova. E poi si scende, si lancia la mano. E quest'altro okay. Bisogna puntarlo verso di qua. E si lancia qui. Si lancia, Mi chiamavano Sherlock Holmes, mi chiamavano. Adesso abbiamo dato tutta la corrente, abbiamo dato di nuovo la corrente al playcare. Quindi riavviamo. Ah, finalmente. Oh, si sta accendendo. Si sta accendendo. Vedi porca no, vedi, si sta accendendo. Ecco, vedi, funziona. Non so, qualche cavo forse non andava bene, non capisco. Sì. Probabilmente. Telefono. No, accende ogni. Oh no, sta cadendo la corrente. È arrivata un'altra chiave. Sotto la statua. Usa per entrare nella casa dolce casa. Una volta dentro. Trova il generatore di serra dell'edificio. Ma non era questo il punto dove dà la corrente. Ma non è che qualcuno ha fatto lo stronzo. A meno che non hai sbagliato. Ma che c'è sbagliato? Quello così devo andare, che caspita. Qualche bambino ha fatto lo stronzo. Probabilmente. Qualche bambino, bambino. Ma non c'è anima viva qua dentro, qua bambino. Bambini, sai come sono i bambini. Vogliono giocare. Va bene, dopo aver fatto tutta questa moina, tutto sto ben di Dio, senza niente, nulla. Andiamo a vedere di nuovo sotto la statua, vediamo un po' se c'è un'altra chiave, scommetto che di nuovo da quel tubicino. Ora devo arrivare là. Elettricità in casa dolce, nella casa dolce casa. Maledetta casa. Ma adesso c'è un problema, adesso la domanda è questa. Dov'è la casa dolce casa? Forse mi sa che la casa? Sì, mi sa che è questa. C'ha luce accesa. Sì, penso sia l'elettricità. Penso sia questa. Sì, è questa. Casa dolce casa. Perché qua non c'è scritto casa dolce casa? Perché ci sono dei segni di artigli? Questa cosa non mi convince. Però mi sa che dobbiamo entrare lo stesso. Bastardi. Mi sa che era... Cosa? Casa? Se no... Non credo che un bambino... A meno che un bambino non ha preso il coltello e
ma di... è tu, raga, è tutto sfasciato. Apria. Secondo me è... Oh, no, 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 me ne vado, basta. No, che gas. Vabbè, andiamoci, tanto ormai che ci costa ormai entrare in questa stanza. Facciamo una corsa rapida e veloce. Vai. Via! Vai veloce! Ah, ci abbiamo fatto. Nella realtà uno dovrebbe già essere morto. Direi. Però, quanto pare noi siamo... Mamma mia, questi sono i classici corridoi. Ma, domanda. Questi sono i classici corridoi. No, io ho una domanda. Dove è finito il Black Pack? Dove sono le mani? Cazzo, è vero. Dove sono? Raga, dove sono le mani? Questi sono i classici corridoi in cui ti cadi addosso. Che oh! Non credo. Non è il tuo! Raga, vai giù, ma che oh! L'ho detto che c'era Katna. Oh! Che caspita, ma che oh! Ma dai, ma era palese, scusa. Ho fatto caga sotto. Ma perché poteva? Perché c'erano i graffi secondo te? Era palese. Vaffanculo, va. Ma è tutto tranquillo qua, non è successo niente, ma porca di una vacca, vai. Che oh! Chi è di là? Pizzeria? No? Wow! Sta lontano, Sta lontano meno, Ma forse il nostro riflesso... No, siamo noi. No, è Catnap. Vedi che è Catnap. Cazzo, è lui. Vieni qua. Ci siamo bloccati da una parte, non è vero? Grande. È la stessa strada, Vabbè, dai, ci sta prendendo per il culo. Sicuramente. C'è scritto? Vai a fare il culo, basta. Ah no. Giustizia ti dà la caccia. Ma il signor Elliot era in pensione probabilmente, quindi cosa aspettava a insomma fare qualche manutenzione? Poteva farla sì, forse anche più i suoi soldi, no, della pensione, cioè finalmente un po' di galanterie, ci aprono la porta. Il signor Elliot era molto ricco, E poi tanto c'è niente. Questo cassetta questo dovrebbe essere la cassetta. Non mi dire che qua dormivano i bambini. Non voglio pensarci. Mettiamo la cassetta. Salve, benvenuti, benvenuti al vostro primo giorno qui a Playtime. Siamo certi che i nostri giorni al venuto sono diventati la famiglia. Vorrei volere di sostegno come il tuo. Ci siamo pure per i corridoi se ti va. Sì, ti ammenza del pranzo, pure guardi i nostri bambini giocare, imparare a secondare i loro desideri. Dove sta andando? Ma dove sta andando? Finalmente la conoscenza. Sta tirando fuori il meglio di te. Manca ancora? No. Qualcosa che succede. Aghi, sei tu, non puoi essere per me. No, raga. O forse non ti concederanno il tempo per capire il tuo posto nel mondo che hai lasciato. Mondo di merda. No, raga.
Benvenuto a casa. Che succede? No, no, oddio, oddio, che schifo, che schifo. Apri sta cazzo di porta ancora. Oddio. Ma non era, mo? Oddio, ma qua quanto cazzo è brutto. Corri. 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 No, no, porta. Ma c'è qualcosa che... Brutto pezzente di consigliato, basta! Bastianic e l'orto! Raga, ma non è normale! Ah, ma questo sta... Ma è un sol! Ma sti grandissimi pezzi di niente, mi hanno fatto cagare sotto! Vedi, adesso c'è di nuovo le mani! Io era un sogno! No, vabbè! Faccio con la mano! Ma mi pareva strano, perché lui era morto! Ho cagato sotto, raga, veramente! Che cos'è? La maschera. Prendo. Premi giù per equipaggiare la maschera antigas. No, vabbè. Ma cos'è? Fai un attimo, Freddy. No, c'è una macchinina. Macchinina! Una macchina Formula 1. E ce l'hai la patente? C'è la cordicella. Ah, cordicella! No! Macchinina telecomandata! Vabbè, ma che... Oi. E scatta in fascia! Fantastica sta cosa comunque! Scatta sulla fascia, signore! Non ha scattato niente, però ho visto un buco qui. Infatti prendo il coso del buco e risalgo su come... Esatto, come delle lavatrici sporche. Il buco del muro, non è questo. E scommetto che tu puoi fare questo. Sì, ti cosa cazzo ha tirato? I comodini. Grande comodino, sta qua con. Quindi puoi salire sul comodino per poi oltrepassare la porta, bellissimo. Un altro bambino. Sì. Mamma mia che ansia. Incastrata! Ma hai visto quanto è grosso quel ragno? Minchia, gigantesco! Cavacchietta! Madonna, quindi ce l'abbiamo al culo. Ah! Ed è bastato trovare un'altra batteria. Ed è bastato una qua, è batteria. Due. Ci sono batterie. Yes, due. Una la metto già qua dentro e l'altra. La cerchiamo, che dobbiamo fare? Porta niente. Si apre la porta. Cos'è? Tu fai il porto. Chi si? No, vabbè, non ci credo. Chi si? Cosa ci fai qui? Che sta facendo? Cosa ci fai qui? Che c'è un maniaco. Sta guardando una foto. No, la vedi una bambina. No, vabbè. Vabbè, dai, lasciamola magari. Chiudi la porta. No, vabbè, non ho parole. Ah, c'è il cicloso, Qua mi ha lasciato. No, vabbè. No, vabbè. Qua dormivano i bambini, allora. Mamma che brutto. Inquietante. Batteria! Frega. Ficchiamo la posta. Yes. Qua c'è... C'è metà su. Pulsante! Oh oh, si è aperta la porta! Grande! Passiamo di qua, anche che se torni indietro
c'è una certa volta che è chiusa, quindi non e potremo incontrare il nostro amico. È che non vorrei mai, che non vorrei incontrare mai nella vita. A trocchina! Vai. Scatta di nuovo sulla fascia! Quella vai! Scassa da porta, solo danni. Solo danni. Un gabinetto senza gabinetto. Solo da bambino. Ti lavi le mani dopo aver fatto cosa? Andiamo avanti. Ok, sta stanza che cos'è? Una registratore. Qui qua in giro dovrebbe esserci la cassetta. Ecco. Ah, cassetta. Ok, penso che abbiamo preso la cassetta. Andiamo dentro e... Io ho visto! Ah, ecco! Si apre la porta! È incredibile! No? Intelligente la serie! Vediamo! Sono sempre qui! Sì! No! Siamo bloccati! Ah, vedi? Quindi c'è qualche cosa qua che si può... Che si può scavalcare, infatti! Ah, vedi? Ecco! No, perché sennò stavamo bloccati! Ah, forse è questa la porta che apre, vedi? Se io apro e metto qui la mano, vedi, ecco. Questa è la porta che apre, vedi? Mo' di nuovo sopra? C'è di nuovo... Ah sì, aspetta. Ok. Vai, veloce. Ok, ci siamo. Mi sono leggermente cagato. Ma è finito, dai. Però si gira per tutto, si ci appesta a te. Oh, che bastardo. Ah, pezzo di niente, volevi. Volevi, Che bastardo. Intanto... Vediamo un po' dove ci porta questo condotto che abbiamo aperto prima. Ci porta giù, oppure ci porta giù. Ma quando è che usciamo da questa casa, dolce casa? Ok. No, quello è il... L'enigma si fa... Interessante. Mi sa di sì, perché... Dovevamo andare là. Ah, ecco, lo vedi? Ah, lì. Vabbè, però al momento non ci interessa. Ah, ecco, vedi, ho provato... Eccola la stanza. È proprio questa che mi interessava provare. Sì. C'è un'altra cosa tipo qui. Madonna, che casino. Se ci pensi, con una cappa panese, questo gioco... Lo sarebbe molto più facile. In un attimo. Ho capito. No, io no. Io ho capito che dobbiamo fare su TCP. Adesso ti spiego. Dobbiamo portare questa di qua. Prendere quella, portarla di qua, tornare indietro subito, riprenderla da lì e portarla da quest'altra parte e farvi la porta. Pausa! Non ci credo subito, abbiamo fatto! No! Ma che no! Oh! Che è? Oh! Ma vaffanculo, va! Il pupazzetto di vaffanculo! Vai di nuovo! Scatta sulla fascia! Oh, oh sì! Via! Ha scassato i cartucci. Ha scassato tutto a quanto pare. Hai rotto un bel po', eh? Eh sì. Hai rotto un bel po' di roba. Vabbè, meglio che niente. Hai fatto un bel danno. Fa niente. Hai
avrebbe fatto un bel danno, però qui non c'è nulla. A parte un giocattolo impiccato, c'è un altro corridoio che porta a una parte in cui c'è una marea di fumo rosso. Che sarebbe. Ah, allora dovresti mettere la maschera antigas. Non messa. Infatti. Ora che ci penso, ecco perché non ci avevamo di male. E prima siamo passati attraverso il gas che ci ha fatto credere che ci hanno imbambito. Ok, siamo usciti. Finito il gas? Penso di sì. Vai. Sì. Forse... Madonna, la stanza era piena di gas. Porcaccia. E mo? Batteria! Abbiamo la batteria, my friend! Ah. Eccoci qua. Ah, ecco. E adesso... Ah, finalmente abbiamo l'altra metà del suo. Yes, 100% power on. No? Ah, si è aperto da solo, va bene. Tanto dobbiamo andare qua. Mi spiace. Ok, abbiamo aperto sta porta. Dai. Ah, finalmente. Dai 5, dai. No. Finalmente. Addio. Addio. Io. È bastato un secondo per vedere questa stanza, non ci ho capito un caso. Neanche io. Non ci ho capito. Cos'è? Cosa? Oddio! Cos'è? Cosa? Cos'è? No, raga! Sto male! Premi quando ti usare la torretta. Pensate! Vedi! Pensate! È un parco giochi! Ma va! No, vabbè! Ma senza parole! Non ci voglio credere! Okay, ragazzi, è stato casuale! Vabbè, l'importante ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Abbiamo messo un'ora, Che dobbiamo fare? Ascensor! Dove ci porta l'ascensor? No, ci schiaccia il muro, Pensavo ci schiacciasse la soffitto. E questo che cazzo è? Non sto capendo, dobbiamo tornare indietro. Abbiamo finito qua dentro, capito? Dobbiamo tornare all'ingresso, capito? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sì, dai! Finalmente siamo andati a creare qualcosa. Che? Oh! Che io!